Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Salotto di Granelli in compagnia di Chiara Baschetti. Ciao! Ciao! Che bello, sono veramente felice di averti finalmente. Ti ho corteggiata per tanto tempo, ma tu sei stra impegnata, fortunatamente. E sono anche una pippa con i social, per cui ti ho letto dopo 8 mesi, ma va bene. Vabbè, meglio tardi che mai. Tra l'altro è proprio vero che le prime impressioni molte volte vanno proprio distrutte totalmente, perché appunto tu hai un'immagine di un'ex modella, di un'attrice bellissima, quasi irraggiungibile, e in realtà caratterialmente sei completamente l'opposto. Questa cosa mi fa veramente piacere, mi fa piacere per la tua incredibile disponibilità, per la tua voglia proprio di cimentarti anche in queste, diciamo, interviste. E quindi questa cosa mi ha lusingato e mi ha fatto molto piacere. No, grazie a te dell'invito e anzi della pazienza, perché sono stata una grande maleducata, perché appunto no. Sono una pippa e do proprio, cioè, poi vivo nel caos più totale, per cui faccio anche un po' fatica ad organizzare la vita, ma ti ringrazio molto, mi fa molto piacere e non ti assolutamente invece buttare giù. È super carino questo salotto. Grazie, fa piacere. E appunto, spulciando sul tuo Instagram in particolare, appunto tu mi dicevi che sei una pippa dal punto di vista social, però ti stai impegnando, soprattutto ultimamente, a condividere, e questo denota anche tanto coraggio, perché condividendo esperienze personali, pensieri personali, molte volte si è soggetti a critiche del tipo ma questa chi si crede di essere, che dà consigli di vita alle persone. In realtà tu sei la prima che autoanalizza la tua vita, e questa cosa mi piace veramente veramente molto. Fai tante letture anche di carattere filosofico, spirituale, mediti molto, ti piace molto lo yoga. Lo yoga lo pratichi da molto, da poco? L'ho iniziato a praticare tantissimo tempo fa, ma in realtà probabilmente non è scoppiato l'amore, non c'è stato quel colpo di fulmine. L'ho praticato per un po', poi sporadicamente, insomma, quando nacque, quando ci fu tutto il filone, sai, cominciano ad andare di moda certe cose. Vabbè, certo. Erano veramente tantissimi anni fa, 20, forse 15, e invece l'ho riscoperto durante il lockdown, perché probabilmente, vabbè, eravamo tutti in un mood diverso, no, dal solito, avevamo più tempo, e devo dire che probabilmente anche a me mi ha trovato, cioè lo yoga mi ha trovata in un momento della mia vita in cui era giusto entrare, e da lì ho iniziato a praticarlo moltissimo. Poi ho conosciuto un insegnante, insomma, di cui mi sono innamorata e ti ha cambiato la vita. Sì. Quindi vedi, anche il momento è fondamentale per l'incontro, non solo un incontro fine a se stesso, però devi essere tu nel... Soprattutto, credo, perché poi, insomma, magari a volte incontriamo anche delle persone nella nostra vita, no, che con cui non ci incontriamo, e invece poi magari le ritrovi a distanza di anni, avete fatto un percorso, tu ne hai fatto uno, lei ne ha fatto un altro, e improvvisamente è come se vibraste sulla stessa vibrazione, linea d'onda, no? E ti incontri. Ci si riconosce a quel punto. Okay. Ma probabilmente è proprio una questione di... è come uno strumento, no? A quel punto sei accordato al punto giusto per... E la cosa importante è poi non abbandonare questa relazione, perché poi la vita ci porta molte volte ad avere mille impegni, anche questo ho letto nei tuoi social, ed è poi difficile sempre di più ritagliarsi i momenti per se stessi, soprattutto quando si fa un lavoro molto frenetico come quello che fai tu, che ti porta sempre a viaggiare, ti porta a cambiare location, e ti porta a concentrarti sui set per svariate ore al giorno e per svariati mesi. Bellissimo. Anche se credo che i legami sono quelli importanti, quelli che trovi davvero, indipendentemente dalla velocità a cui viviamo la nostra vita, rimangono, e anzi, quando c'è proprio quell'incontro, c'è una sorta di rispetto, no, degli spazi, dei luoghi, c'è una connessione che si crea a distanza, senza la necessità costante di doversi sentire, ma ci si riconosce. E senza rinfacciarsi. Non mi scrivi, ma sei sparito, ma sei sparita. Ecco, io poi, che sono una persona molto indipendente da questo punto di vista, soffro molto le persone che vivono in questo modo, sono molto vivi e lascio vivere. Ti rubano un po' di energia, tanto, diciamo. Sì. Perché è giusto così, ognuno di noi ha la propria vita, e credo che la vita se scorre, ci si vuole bene, davvero, se ci si incontra e ci si riconosce, non importa quanto ti scrivi, quanto ti senti, ma sai che ci sei. Bene. E prendo spunto proprio da questo fatto che hai detto, che tu sei una ragazza molto indipendente, e questa indipendenza è maturata proprio da anni, insomma, di autonomia. Tu sei andata via di casa molto giovane, hai intrapreso un percorso da subito molto importante, quello della modella,
Hai vissuto molti anni a Parigi, hai fatto degli incontri stratosferici, insomma, hai lavorato per Armani, Gaultier, La Perla, Fendi, Ferré, Cavalli, copertine per Gioia, L'Officiel, pronunciato bene? Giustissimo. Elle, V Magazine, sì, lo Vanity sai. Fair, Marie Claire, quindi la Oh my God, qualsiasi, oh my god. yeah. E raccontami un po' che anni sono stati, come è stato il distacco dalla famiglia, perché appunto tu vieni da Cesena, hai vissuto Sant'Arcangelo di Romagna, esattamente, quindi comunque una realtà molto piccola, una Romagnola, realtà sì, molto bella romagnola. piccola, è E vero. raccontami proprio questi inizi, come sei stata scoperta, tra virgolette, come hai deciso di intraprendere, se era già un tuo sogno oppure è capitato un po' per caso? No, non era il mio sogno affatto e volevo fare la volontaria, quindi proprio non c'entrava assolutamente nulla. Sono stata fermata in spiaggia durante una passeggiata con mia madre e da lì, insomma, te la faccio breve perché sennò ti annoierai, ma abbiamo fatto questo incontro, insomma, sono stata reclutata per un concorso a cui ho detto di no, poi l'anno successivo ho incontrato le stesse persone che mi hanno chiesto di nuovo. Quindi, A insegna quel del punto ho detto, vabbè, destino. dai, facciamo, divertiamoci. Mia mamma era con una sua amica ed erano super entusiaste. Questa amica di mia madre disse: ma sì, ma dai, ma andiamo, le compriamo due cosine al mercato, ci facciamo questo concorso. E da lì, niente, l'ho vinto. Ho vinto il primo, il secondo, e alla fine sono finita poi nelle mani di questa grossa agenzia milanese, a Milano, appunto, che si chiamava Elite, Quanti anni che si avevi? chiama Elite perché esiste ancora, che è uno dei più grossi network. Avevo 15 anni. Mamma mia, Sì, piccolissima. e con loro feci poi il concorso mondiale Elite Model Look, feci la finale, insomma, feci il concorso in Italia, lo vinsi, quindi andai a rappresentare l'Italia a Singapore alla finale mondiale di questo grosso gruppo che era Ammazza. Look of the Year, questo concorso mondiale appunto che esisteva, forse era l'unico ed è ancora forse l'unico grosso concorso che esiste a livello mondiale per reclutare modelle. Tutto ciò è sempre minorenne. Ero sempre minorenne, la mia famiglia venne con me, insomma, facciamo questo bellissimo viaggio a Singapore con mia sorella, mio padre e mio fratello, che si portò un amico e si divertì tantissimo. E quello fu un po', ecco, l'esordio reale, perché poi a Singapore non arrivai tra le prime tre, ma arrivai tra le 15 finaliste e lì cominciai a lavorare tantissimo con l'IT, mi reclutarono davvero, mi presero all'interno dell'agenzia e mi trasferì a Milano. E come hai vissuto quegli anni? Perché immagino che non deve essere facile, tutti vedono il glamour, la bellezza, però dietro in realtà parlacene un po', cioè so che c'è dell'altro, insomma. Sento sempre una vecchia zia noiosa a raccontarti queste No, cose, no, ma noi però vogliamo sapere. guarda, credo che la cosa più difficile sia stata il fatto che io non lo desiderassi davvero, cioè non volevo, era divertente, mi sembrava che stesse passando questo treno e ci dovevo assolutamente salire, non potevo, era Fartelo come dare uno schiaffo alla vita, scappare. no? Era una grandissima opportunità, mille persone avrebbero voluto essere al posto mio e io mi sentivo davvero in dovere rispetto a questa cosa, anche rispetto, non so, ai miei genitori che li vedevo particolarmente comunque fieri, no, di questa avventura. E la presi molto come un gioco all'inizio, quindi partii, mi sentivo figa, prendere aerei, voli, cose, andare avanti e indietro, Sì, stare questo è comunque in un un ottimo ambiente. modo Sì, perché all'inizio comunque di. sei giovane, chiaramente ti diverte, no? Però in realtà soffrivo moltissimo il distacco da casa, soffrivo moltissimo il fatto che mi ero completamente sradicata dalla mia realtà, dai miei amici, dai miei gruppi. Dalla semplicità anche in cui vivevo, onestamente, e invece trapiantata in un sistema che era tutt'altro, era molta forma, era molta superficialità, molta poca sostanza, e soffrivo moltissimo i rapporti e gli approcci della gente, del lavoro, però non me ne rendevo conto, per cui in realtà ho sofferto tantissimo questa cosa e sono riuscita ad essere grata invece. Tutto quello che poi è stato il mio percorso lavorativo solo dopo, molti anni dopo. Quindi era un mondo difficile, oggi è cambiato, ma non credo che sia migliorato molto, soprattutto perché inizi molto presto, no? Quindi non hai gli strumenti per gestire certe E condizioni. soprattutto, perdonami se ti interrompo, forse diventi anche un po' un oggetto, nel Lo senso, sei un pacco postale fondamentalmente, perché ci sono determinate regole che il sistema detta, entro le quali comunque devi stare, e io credo che sia difficile trovare delle ragazze a quell'età, 15, 16, 17, 18 anni, che amano essere messe continuamente su degli aerei, spedite da una parte all'altra del mondo, da sole, perché comunque sei sempre da sola. Poi incontri gente, sì, è vero,
ma sono colleghi, sono persone con cui ci lavori per poco tempo, non hai mai la possibilità di entrare comunque in profondità, quindi rimane sempre tutto molto in superficie ed è un lavoro che comunque ti giudica dal tuo aspetto esteriore, no? E per carità, con tutto il rispetto, nel senso è la moda e quindi giustamente è quello, sei un corpo, sei una modella, sei un manichino, sei un qualcosa che veste degli abiti che racconta. E tu ti sei sentita giudicata, ti sei sentita... Sì, tantissimo, poi io ero purtroppo molto atletica, molto sportiva, per fortuna, ma come canone di bellezza c'entravo ben poco con i canoni estetici che stavano cambiando in quel momento, perché arrivava comunque, c'era la coda degli anni 90, 2000, in cui c'erano state bellissime donne, e io avevo un po' quella fisicità anni 80, un po' alla Cindy Crawford piuttosto che... E infatti mi capitò di essere anche tanto, insomma, come si dice... rapportata, sì, diciamo, sì, esatto, la nuova Cindy Crawford. La nuova Cindy Crawford, eccetera, eccetera. Poi in realtà i canoni estetici sono cambiati drasticamente, sono diventati molto più androgeni, molto meno classici, molto più... fisicamente le donne hanno iniziato a diventare sempre più giovani, sempre più magre, sempre più gender fluid, più confuso e quindi io non c'entravo più niente e ho sofferto molto il fatto che non entrassi nelle misure, mi prendessero continuamente, mi dicessero continuamente di entrare dentro quelle taglie. Quindi ti facevano anche problemi di peso. Sì, Ammazza. Sì, assolutamente sì. Cioè, voglio Ed dire, era mi sembra che tu una cosa, abbia alcun no, tipo di problema. Che purtroppo si doveva entrare in quelle taglie che stavano diventando sempre più strette. E devo dire che questa cosa l'ho sofferta molto perché poi io problemi di fisicità o problemi con me stessa non li avevo mai avuti fino a quel momento. E quindi mi è pesato tanto questa cosa. Oggi però sono anche molto grata perché guardo indietro e dico, wow, non sarei qui oggi, non sarei arrivata Rifaresti dove sono, tutto, rifarei insomma. tutto da capo. Forse se dovessi dare un consiglio a qualcuno o dovessi avere a che fare con una situazione simile, magari avessi un figlio o una figlia oggi, ecco, magari aspetterei un attimo, la farei diventare un minimo più grande, le farei avere almeno degli strumenti in più per poter gestire un certo tipo di sistema in un certo modo, perché a 15 anni non hai gli strumenti. Davvero. E E per poi. quanto tu possa avere persone a fianco, perdonami se ti interrompo, che ti seguono e che ti vogliono bene, nessuno all'interno, a meno che tu non li abbia all'interno del sistema, nessuno conosce e sa veramente che cosa succede. Io ho avuto la fortuna di avere comunque, di avere oggi ancora una famiglia molto solida, ma sono degli estranei, non conoscono le regole del sistema e poi comunque non sono dentro, non sono lì con te a viaggiare, a essere frullata, trottolata. Insieme a gente diversa ogni giorno, a 15-16 anni non hai quegli strumenti, quindi è inevitabile. La Insomma, mi ha cosa fatto. più difficile che hai dovuto affrontare in quegli anni, cioè la cosa che veramente ti ha fatto pensare, no, io me ne vado, non ce la posso fare più. Ma credo la superficialità, l'attitudine spesso di molte persone nell'ambiente, secondo. Ti trovi continuamente circondato da persone che se la credono tantissimo, che sembra che siano lì a salvare delle vite umane, quando in realtà insomma, stiamo parlando di trend, di abbigliamento, di forma, sempre comunque di maschere, di costumi, di vestiti, ecco, non stiamo salvando delle vite. E questa cosa era una cosa che a me pesava tantissimo, perché cercavo un po' di profondità, che sono una pesantona, cercavo un po' di profondità e non la trovavo mai da nessuna parte. Poi è chiaro, porti tutto in superficie, quindi anche lì ti metti una maschera e per me la cosa più pesante credo sia stata proprio quella di vestire sempre questa maschera, questo sorriso, questa attitudine, no? A dover sempre far vedere che era tutta una figata perché per il Recitavi già mondo praticamente. tu eri una fortunata Spaziale. graziata da Dio e forse è stato così, oggi lo riconosco, è vero, e mi chiedo perché questa grande fortuna, perché a me, e allora cerco di dare un senso a tutto questo. Ma allora no, non mi sentivo affatto così e dover recitare sempre questa parte per me è stato pesantissimo. Beh, diciamo complimenti a mamma e papà se ci stanno seguendo perché Grazie mamma, grazie papà. hanno fatto un gran bel lavoro perché insomma, cioè, formare già a 15 anni una ragazza in questo modo e salvarla quindi da un contesto che l'avrebbe potuta tranquillamente ingurgitare, perché poi ci sono tante realtà Sì. molto, molto particolari. Abbiamo anche recentemente sentito a Belve appunto di Bianca Sì, Baldi che certo. insomma
un racconto bello tosto. Tu invece, diciamo, mi sembra che ti sei salvata da quel punto di vista. Sì, anch'io ho avuto i miei momenti, no? Nel senso che, ora vabbè, non voglio entrare nello specifico, però, ma perché non credo sia così necessario andare a entrare sempre nelle, no, certo, assolutamente. Nelle vite private delle persone, ma ho attraversato dei momenti molto difficili, comunque in cui... Sì, ragazzini, cioè sì, normale. Problemi col cibo, perché magari appunto, no, in quel momento lì, cioè, mi sentivo in colpa perché io ero una che faceva sport, mangiava tanto, ero sana. E chiaramente quando ti senti inadatta, no, inadeguata, perché continuamente ti viene rimandato che non sei abbastanza magra, che non sei abbastanza longilinea, asciutta, piuttosto che cool, perché la tua immagine è più classica, piuttosto che... Ecco, qualcosa succede comunque nel tuo cervello. Soprattutto, ribadisco, quando sei molto piccola e sì, non matura. Sì, non hai gli strumenti per proteggerti da quella cosa lì, non riesci, o almeno magari non tutti. Ci sono ragazze sicuramente che sono sufficientemente forti. Ma forse sono già più grandi. E strutturate, ma forse più grandi. Oppure devi avere veramente quell'indole della serie io conquisto il mondo e non me ne frega niente. Io non ce l'avevo, dipendevo molto dal giudizio esterno, avevo molto bisogno comunque del riconoscimento esterno, e il non averlo, o comunque in parte lo avevo perché chiaramente ero lì, lavoravo, facevo cose bellissime, ma allo stesso tempo però io mi sentivo sempre inadeguata, inadatta, perché comunque mi veniva sempre rimandata quella cosa, e questa cosa comunque ha lavorato dentro, e ho dovuto fare un lavoro molto grosso poi dopo e durante, quando ho capito che c'era un'irrequietezza di fondo, per ricostruire dall'interno delle basi più solide, più forti. Però ognuno di noi ha il suo percorso, certo. Quindi, insomma, non è detto che sia per tutti uguale. E poi ci sono fasi, appunto. Assolutamente, poi si cresce, insomma, è tante grazie cose, a Dio, grazie, esatto. A Dio, guardiamo indietro e ci vediamo sopra, diciamo, un po' come Chiara Ferragni, il discorso della sua bambina sul palco di Sanremo, direi, va bene, insomma, è andata anche quella, no? Direi. Oggi la guardo e gli dico brava. Perché anche quella ti ha portato ad essere quella che sei adesso, esatto. Sì. E poi a un certo punto, diciamo, la moda ad altissimi livelli, e poi è arrivato il cinema nel 2015, giusto? Sì. La prima esperienza con Alessandro Genovesi, quindi insomma anche lì subito al top. Esatto. Lavanoni, Pozzetto. Lavanoni, che stiamo parlando. E anche lì la recitazione già ti incuriosiva in qualche modo negli anni della moda, oppure anche lì c'è stata una proposta e l'accettazione? Devo essere molto sincera, anche lì c'è stata una proposta e un'accettazione. Questa cosa viaggiava nella mia vita da tempo, nel senso che mi veniva rimandata continuamente questa cosa che avrei dovuto fare, cinema, televisione, che ero molto telegenica, videogenica, eccetera. In realtà non mi interessava, ho sempre amato molto il cinema, ma da spettatrice non avrei mai pensato onestamente di passare dall'altra parte. Però quando poi mi è arrivata questa proposta, era anche lì in un momento della mia vita in cui stavo stravolgendo tutto, uscivo da una relazione molto lunga e insomma avevo bisogno di aria fresca e di cambiare cose, ed è arrivata questa proposta. Ho affrontato il provino come può affrontarlo una che non sa leggere né scrivere, perché in realtà, no, perché non vuole farlo, perché non sa leggere né scrivere. Cos'è fare un provino? Cos'è studiare un copione? Non avevo mai approcciato la recitazione. E quindi l'ho affrontato così, con l'ansia della memoria, ma senza minimamente pensare che in realtà magari c'è un'intenzione, c'è un personaggio su cui poter lavorare, eccetera, eccetera. Chiedo scusa a tutti quelli che arrivano da grandi studi accademici, perché purtroppo è così. Però devo dire che mi si è aperto un mondo. Poi lì ho detto, che figata questo lavoro, che bello. E osservavo, ero un po' tipo, da un certo punto di vista, un cerchietto spaventato, dall'altro invece una volpe, ero super curiosa. E dicevo, vabbè, ok, benissimo, però non posso fare questo lavoro se non ho studiato. Perché comunque richiede, è un mestiere che richiede una preparazione. E quindi, insomma, mi si è aperta poi questa porta grazie al film. Ma sono tornata a New York, dove vivevo in quel momento, ho continuato a fare moda, ho iniziato però a studiare, a fare dei corsi di recitazione, perché poi ormai ero troppo grande, ma non avevo neanche pensato onestamente a chiudermi in un'accademia, perché lavoravo molto ancora come modella, quindi non... insomma, il mio lavoro andava avanti, la vita andava avanti, però ho iniziato a fare dei corsi, e poi il caso ha voluto che, insomma, mentre ero qui a Roma durante un seminario di recitazione,
Mi hanno proposto un altro. L'Isola di Pietro, Un immagino. altro provino, esatto, la Lux. E ho fatto il provino è andato bene, rifai il provino, il progetto ha cambiato nome 3 volte, ma insomma alla fine poi sono stata scelta Per un ruolo anche da per quel ruolo da protagonista protagonista lì, affiancando Gianni affiancando Morandi. Gianni Morandi, in una serie in prima serata su Canale 5 e non lo so, sai quando non ti rendi neanche conto di quello che ti sta succedendo, del perché, però la vita ti sta regalando spazi continui e dici ok, va bene. E comunque ero molto stanca della moda, ero stanca di viaggiare avanti e indietro, ero stanca di non avere un posto, un luogo dove Dove fermarmi. Mi riconoscerti? mancava molto l'Italia, la casa, la famiglia, gli amici. Avevo bisogno di un po' di stabilità e quindi niente, ho preso questo ruolo che poi mi ha portato comunque a stare sempre di più in Italia e soprattutto a conoscere la Sardegna, che è una terra che amo follemente. E da lì mi ha un po', non lo so, è come se il cinema e la recitazione mi avesse. Ha dato veramente la possibilità finalmente di, non so, di riconnettermi un po' con Chiara, no? Con la parte più vera, di cominciare a togliere le maschere. Perché poi, come dicevamo prima, gli incontri che facciamo nella vita sono importanti e sulla prima serie dell'Isola di Pietro io ho incontrato delle persone che per me hanno avuto davvero un grande valore, perché mi hanno messo di fronte alla verità. Mi hanno detto, Chiara, spogliati, cioè togli quelle maschere, togli quella. Mi sono ritrovata molto rigida, molto, molto fredda, molto Beh, distaccata da certo, tutto. era Cioè, tutto avevo il mondo. costruito un sacco di protezioni, di muri. E piano piano è stato bellissimo vedere come, grazie comunque ad un mestiere, io potessi in qualche modo, non lo so, entrare in contatto con me e poter essere utile anche forse a qualcun altro. E allora, piano piano, il senso, no, di tutto questo percorso cominciava a prendere forma. Bello. E quindi ecco, qui. E lì Tre ci sono state ben 3 stagioni dell'Isola di stagioni Pietro, dell'Isola di Pietro. insomma, tanti anni a stretto contatto. Che mi puoi dire di Gianni Morandi? Un Ah, che aneddoto? è un fenomeno, io lo amo follemente perché un tornado di energia senza freni, è un uomo di una semplicità incredibile. Credo che abbia sofferto anche molto, quindi insomma. Forse la vita, proprio perché l'ha presa anche a schiaffi, insomma, l'ha reso ciò che è oggi. Ed è una persona estremamente alla mano, super disponibile, che ama quello che fa, ama il palcoscenico, è nato per fare quella cosa lì. E con noi è stato dolcissimo, è stata veramente una pacchia girare con lui. Sicuramente non ti aiuta a concentrarti perché lui, insomma, Vabbè, canta, ride, parla, è un one man show l'intonazione, l'abbiamo il visto. trattiene tutti, sempre e comunque, però è stata veramente un'esperienza. Un grande esempio, Beh, Gianni. certo, un'esperienza molto importante, Un grande grande successo, grande esempio. visibilità anche per te. Sì. E poi tutto questo ti ha portato ad essere appunto Matilde Frigerio nel Paradiso delle Signore, entrata diciamo in punta di piedi e poi conquistato completamente la scena, diciamo. Così pare. Così pare, tra l'altro ti devo fare i miei personali complimenti perché io a livello recitativo non ti conoscevo prima di questa esperienza, ammetto di non aver visto L'Isola di Pietro, la recupererò ovviamente su Mediaset Play, Ma che Infinity, no, figurati. e sei veramente brava. Io, come molta gente, perché poi come dicevi tu giustamente, i pregiudizi fanno un po' parte dell'essere umano e bisogna scardinarli e bisogna andare oltre. Io all'inizio avevo un po' di pregiudizi nei tuoi confronti, devo dirti la verità, e li ho completamente scardinati vedendo la tua interpretazione nel Paradiso delle Signore, perché sei proprio nata, secondo me, per fare questo, per fare l'attrice. E non so se sarà questa poi la tua strada, se poi questa è la tua vera passione, ti auguro di fare sempre meglio, però cioè, ci sei dentro, Grazie, ci sei grazie, veramente grazie, dentro, grazie. perché si riesce proprio a scardinare la tua persona e a immedesimarti invece in quello che stai facendo, quindi. Ti ringrazio moltissimo, apprezzo davvero tanto. Sono sempre feedback che fanno bene, secondo me, sia positivi che negativi, però devo ammettere che il Paradiso per me è stato un progetto molto combattuto perché all'inizio, come appunto dicevi tu adesso, i pregiudizi, no? E purtroppo ci sono delle regole nel sistema che ti dicono: ah no, però hai fatto un film per il cinema da coprotagonista con bla bla bla, hai fatto una serie da protagonista su una rete in prima serata con, hai fatto
fatto il ruolo nei medici in inglese sulla piattaforma. Vero, hai fatto anche i medici. Però hai fatto delle cose, non puoi scendere, no? Perché allora noi purtroppo mettiamo le cose sempre gli diamo sempre dei gradi, mentre credo che nella vita poi è chiaro che ognuno sceglie il percorso se ha la possibilità di sceglierlo, però ci sono delle cose invece che sono come il paradiso, secondo me un'esperienza incredibile, una palestra incredibile, soprattutto perché io sì, è vero, ho avuto la fortuna di interpretare sempre dei ruoli importanti da protagonista, ma arrivo dal niente, non ho una preparazione, non sono un'attrice formata, a me mancano tantissimi strumenti per poter fare tante cose e lo vedo proprio grazie anche all'esperienza al paradiso che macini tantissimo lavoro ogni giorno e quindi sei costretto continuamente alla velocità della luce perché andiamo velocissimi a dover sbattere la faccia contro tutti i tuoi limiti. Certo. E quindi a un certo punto, grazie a quella palestra incredibile e comunque ad un team di persone che è meraviglioso e secondo me è il grande successo di quella serie, perché c'è una grande solidarietà, ci si aiuta, ci si incontra, ci si trova, ci si mette in discussione, ci si misura quotidianamente con se stessi e secondo me è una figata pazzesca perché, ripeto, io grazie al paradiso sto vedendo quali sono gli ostacoli che ancora devo superare, quali sono gli strumenti che ancora mi servono per poter fare al meglio questo lavoro. E quindi chiaramente durante non hai il tempo perché siamo oberati di lavoro. Si sveglia alle 4 dici, del mattino. Okay, esatto, dici ok, appena finirò qua, ora non ho il tempo perché in questo passaggio tra una serie e l'altra, tra la prima e la seconda, per me comunque sto girando un altro progetto, ma lo farò. Cioè io devo crescere, per cui non mi voglio fermare lì e sono molto grata al paradiso, non mi voglio fermare lì nel senso che credo che noi siamo in divenire e quindi è giusto che ogni cosa abbia un tempo. Certo. E per me il paradiso in questo momento è fondamentale, per cui grazie e continuiamo a lavorare, a stare. Sì. No, bella questa cosa, quindi mi stai dicendo che è una cosa che hai veramente voluto tu. Cioè, no, che mi hanno chiamata, mi hanno cercato, io non volevo perché la sentivo come un... Ma c'era qualcuno che ti diceva di non accettare? Tanti, perché purtroppo... Quelli che ti erano intorno e ti gestivano un po' la carriera. C'era anche chi mi diceva di farlo, no, in realtà c'era anche chi mi diceva di farlo da una parte, c'era chi mi diceva di non farlo dall'altra. Colleghi, amici che magari ti dicono, guarda, però sai, se poi entri lì vieni un po' etichettata, perché purtroppo noi abbiamo questo problema in Italia, che siamo un po' pecore, andiamo sempre dove, allora se uno diventa interessante, se per Luigi diventa improvvisamente funziona perché hai fatto, fai una cosa che funziona, puoi essere bravissimo come molto meno bravo di tanti altri, ma funzioni e improvvisamente tutti ti vogliono e questa cosa è assurda per quanto mi riguarda. Bene. Perché ci sono milioni di attori bravissimi in Italia che non lavorano, ci sono tantissimi attori che lavorano tantissimo che a mio avviso magari non hanno quella stessa qualità, ma che hanno la possibilità di fare tante cose perché funzionano e tanti altri no. Questo credo sia un po' la regola del sistema della vita in generale, nel senso che non è poi così meritocratica sempre. Vedi me, sono arrivata dalla moda e non avevo nessun diritto forse per tanti di essere qui ad occupare questo spazio e questo posto, però credo anche che ci sia uno spazio per tutti e che in questo preciso caso poi ho ascoltato un po' il mio cuore e ho detto ok Chiara, hai voglia e bisogno di metterti in discussione nuovamente, smuovi energie, mettiti in gioco, togli il pregiudizio. E quando mi sono trovata poi sul paradiso, sono arrivata sul set e mi sono detto ok ragazzi, voi siete degli eroi e io qui mi devo fare così per riuscire a, perché i miei sono stati difficilissimi. Grazie. Ci stai riuscendo alla grande ed è stata una scommessa vinta, te lo posso dire, perché grazie. Secondo me da qui farà un ulteriore switch la tua carriera, il tuo percorso artistico professionale. Grazie. So che sei già impegnata su un altro set di cui non si può ancora parlare, però insomma mi piace tantissimo questo tuo metterti sempre in gioco, questo tuo metterti sempre in discussione, questo tuo appunto cercare di dare verità anche tramite questi tuoi dialoghi col pubblico attraverso Instagram, per esempio. Mi piace moltissimo, ti ho ascoltato con immensa gioia e piacere, perché sei una persona grata alla vita per tutto quello che ti ha dato e questa è una cosa fondamentale
fondamentale, bisogna sempre essere grati. E poi sei una persona che si mette sempre in discussione, ho visto anche un tuo intervento in cui dici che ti sei sempre sentita inadeguata e forse la tua inadeguatezza era dovuta al fatto che non ti sentivi all'altezza per istruzione, per, e questo chi lo direbbe? Non lo direbbe nessuno, quindi veramente è solo una persona pura che c'è dentro di te, che si vede, lo dice. Quindi... Ringrazio. È vero, è giusto partire dalla propria esperienza, ognuno di noi ha il suo mondo e credo che ognuno di noi possa insegnare qualcosa. Se noi ci facessimo una chiacchiera fuori da questa intervista, credo che tu potresti regalarmi davvero molte cose. E quindi, come tu, come tante persone che incontrano la vita, e questa è una cosa che è la cosa secondo me fondamentale, perché mi aiuta a dare un senso a tutto. Il senso non può essere solo diventare famosi, piuttosto che avere follower infiniti, piuttosto che raggiungere tot numero di like, ok? Oggi esiste anche questo sistema, però c'è molto altro e ognuno di noi ha il suo ego, ognuno di noi ha bisogno veramente di essere riconosciuto, per carità, anzi grazie, se no non sarei qui a poterti parlare, ma... Ma c'è tanto altro. Sarebbe mia madre magari, però c'è tanto altro e credo sia fondamentale, poi glielo faccio che vuole della propria vita, insomma. L'ultima domanda che faccio sempre ai miei ospiti è lasciare un messaggio nella bottiglia, un suggerimento, un consiglio o semplicemente un pensiero che ti viene all'istante per tutti coloro che hanno una grande passione e che hanno magari paura di mettersi in gioco e di perseguirla per il giudizio esterno e per tante altre cose. Mi verrebbe da dire lottate con tutte le vostre forze per liberarvi dai mostri esterni e interni, perché spesso poi sono i nostri stessi pregiudizi e paure che ci bloccano, ma ascoltatevi, entrate in contatto con voi e liberate il vostro sé, quella cosa per cui siete nati, insomma date spazio, date libertà alla vostra vera essenza. Ecco, questa è una grande lotta che faccio continuamente, bello, tutti i giorni, guarda. Perché vi prego, volate, contattatemi e volate, perché siamo così condizionati ormai che facciamo un po' fatica a sentirci ed ascoltarci, ma se rientriamo in contatto... Il contatto con la gente, con le persone, è il motivo per cui nasce il canale della serie, conoscere storie ti arricchisce sempre. Grazie per averci regalato un pezzettino della tua storia. Buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo episodio del Salotto di Granelli. Ciao ragazzi, grazie.